non siete qui. Non siamo lì. La macchina è esplosa. Vieni a prendere le ragazze. Devo restare con Woodrow. Non sono lo chauffeur, sono il nonno. Dove siete? Asteroid City, rurale 6, miglio 75. Giovani astronomi e cadetti spaziali, ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide, commemorando il 23 settembre 3007 avanti Cristo, quando quel meteorite impattò sulla Terra. Porca paletta, è Midge Campbell. È stata grande in quel film della vagabonda nel bordello. Grazie. A cui viene un'amnesia. Grazie. E diventa pediatra. Era così autentica. Forse tra i tanti è il mio personaggio preferito. Non so perché non è piaciuto a nessuno. Cosa indicano questi impulsi? Cosa? Oh, Pippo e Lucette, non lo sappiamo. Credo che alcune delle nostre informazioni sullo spazio profondo non siano più così esatte, ma ancora ci sono 9 pianeti nel sistema solare, Billy? Ora però c'è un alieno. Che cosa succede? Non lo so. Non mi piace il modo in cui ci guardava. Un alieno. E come ci guardava? Come se fossimo spacciati. Forse lo siamo. Ho informato il presidente. Quanto possono trattenerci ad Asteroid City? Intendo legalmente. Il mondo non sarà mai più lo stesso. Un alieno che salta la corda, un alieno col cappello. Che c'è là fuori? Il senso della vita, forse ce n'è uno. Sei sposato? Sono vedovo, ma non dirlo ai miei figli. Nostra madre è morta 3 settimane fa. Diciamo che è in cielo. Che per me non esiste, è ovvio, ma voi siete episcopali. Nella mia solitudine ho imparato a dare completa e incondizionata fiducia alle persone che amo. Non so se fra queste ci sei tu, ma di sicuro ci sono mia figlia e i vostri 4 figli. A volte credo che mi sentirei più a casa fuori dall'atmosfera terrestre. Oh, wow. Anch'io. Sono strani, è vero? I vostri figli. Rispetto alla gente comune? Sì. Esatto. È vero. Fetching, fetching, going so fast. Fetching, fetching, going so fast. Faccio una scena di nudo, vuoi vederla? Ho detto sì? Non hai detto niente. Volevo dirlo, ma la bocca non ha parlato.